Stavolta non ci sono alibi, perché stavolta c'è una maggioranza di centrodestra chiara e netta. Il ministro per le riforme è fra l'altro Veneto, perché è la senatrice Casellati, e quindi l'auspicio è che si cominci da subito a riprendere in mano questa materia, di stabilire quali materie delegare sulle 23, tutte in parte. Forse la cosa più ragionevole l'ha detta anche il collega Massimo Bitonci della Lega, andare per step in modo tale da cominciare a portare a casa qualcosa. Ci sono materie che oggi bisognerebbe valutare bene se è un interesse regionale portarsi a casa. Questa è una valutazione da fare, una valutazione che si deve fare comunque a livello nazionale, senza dimenticarci che poi noi ci chiamiamo Fratelli d'Italia e bisogna ragionare in un arco che è quello, nel perimetro che è quello della nazione, cercando di non creare poi degli altri conflitti. Ma credo sia una cosa che oggi il centrodestra può portare avanti insieme al presidenzialismo. Abbiamo un ministro per le autonomie che si chiama Roberto Calderoli. E credo che il Veneto ha fatto i compiti per casa, cioè ha presentato un progetto serio per quel che riguarda tutte e 23 le materie. Quindi un progetto serio, approfondito, che va a scandagliare materia per materia le possibilità che ci sono in capo alle regioni per poterle portare a casa con naturalmente le risorse connesse. Evidentemente 23 materie è una cosa impattante, difficile e articolata. La proposta del PD Veneto è quella di 7 materie. Ripeto, non sono 7, saranno 10, saranno 12. Noi abbiamo fatto una proposta. Ritorniamo in aula, facciamo un dibattito e facciamo una proposta che abbia più cognizione di causa e sia più vicina a un dato realizzabile.